Ciao a tutti, ben trovati, benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution, saga di Arc V. La scorsa volta tre duelli per il torneo dell'amicizia, torneo che di amichevole ha molto poco, ma oggi altri tre duelli assolutamente o non finisco più. Iniziamo con le molti dimensioni di Yuya. Nella semifinale Yuya e Crow duellarono per vedere chi avrebbe affrontato il precedente campione del torneo dell'amicizia, un torneo che solo ora sappiamo avere più di una edizione. Ehi, Yuya, mi dispiace, ero convinto che tu e gli altri lancieri vi fossero dei superiori. Il mio duello contro Shea mi ha aiutato a capire che i comuni e i lancieri stanno davvero combattendo per la stessa causa. Qualunque cosa accada oggi in pista, voglio che tu sappia che puoi contare su di me come amico. Crow, ascoltami, Roger vuole conquistare una nuova città di Domino. Se quel mostro ci riesce, i comuni avranno ancora meno libertà, ho bisogno del tuo aiuto. Conta pure su di me. Ah, quindi combattono per darsi una mano. Io non capirò mai i problemi che hanno questi qua su duelli. Combattono per l'amicizia, perché non sono amici. Insomma, metto richiamo artista amico coperta, perché ci vuole. Non è malvagia come carta. Ah, però aspetta. Metto nella zona pendulum artista amico Grinfi Argento. Attivo anche la carta terreno, teatro drammatico artista amico. E metto anche nella zona pendulum mago Shanke. Pronuncia così. E evoco serpente frusta e termino il turno per forza, perché non posso fare altro. Allora, se lui mi attacca posso comunque usare l'effetto di serpente frusta. No, che effetto attivo? Fermati. Ah, invece, ah, ghast può essere evocato special. Non serve, non fa nulla. Va bene, va bene. Non è un gran problema alla fine. Allora, non posso evocare nulla. Vado in battle phase per forza e gli distruggo questa qui, che se no ogni turno mi violenta male. E cioè, non posso fare nulla. Niente, finisco il turno. Dunque, questo qui è un tuner ed è malissimo che sia un tuner. Eccola là. Vabbè, eccola, ti pareva. Non poteva andare di liscia come l'olio. Santo cielo, mo, eccola qua. Chi evoca? Oi oi. Oi oi oi. Ai oi 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 oi. Eccola là, 800 così per nessun motivo. Vabbè, ancora di meno. Santo cielo, quella questa qui è demonio. Certo che però la nera è troppo sgravato, eh. Quando lo uso io no, quando lo usano gli altri sì. Ci mancherebbe pure. Vabbè, ce la facciamo, dai. Se devi attaccare, attacca. Bene. Certo che attivo l'effetto. No. Attivo richiamo artista amico. Gli annullo l'attacco. E mi prendo due artista amico dalla mano. E artista amico toro lungo telefono. Wow. Allora, ma faccio evocazione pendulum di artista amico toro lungo telefono? Non so se conta come evocazione speciale. In teoria no. In teoria no. Ma invece sì. Invece sì. Invece sì. In teoria e anche in pratica. Mi prendo l'asino, va. Ah, dunque, era un'evocazione pendulum, quindi sono ancora in gioco. Evoco artista amico serpente frusta e attivo il suo effetto. Gli diminuisco l'attacco di sto tizio qua. Ora andiamo in battle phase e attacco la pioggia. Perfetto, attacchiamo anche Decay e vai. Posto, non ho. Vabbè, ci siamo, perfetto. Vai, prego. E gli altri 1000 danni a causa di Decay. Questa è una buona. Una buona cosa. Ok, puoi evocarne un altro grazie a Vortice Nero. No, non metto nient'altro a catena. Potrebbe già fare un'altra. Non è tuner questo, però si evoca un tuner. Non è un tuner. Perfetto, allora, vai. Questa carta coperta che ha messo ora non mi piace.
Attenzione, evocazione speciale. Xyz Ribellione Oscura. Evoco Second Asino. Vai. Due mostri di livello 4. Allora, ora posso provare ad evocarlo, Ribellione Oscura. Sacrificando uno e due. Così artista amico me lo tengo, nel caso possa tornarmi utile a dimezzare l'attacco di un mostro dell'avversario. Non si sa mai. Mamma mia, quanto sono belli i draghi. Quanto adoro i draghi. Ah, ah, segna mostro. Va bene. Chissà se possono essere usati come tributo. Sì, a qua non dice nulla. Un vero peccato perché si riusa come... Non sono tuner, però si evoca un tuner. Ma io perché non mi sto zitto? No, ok. Ah, 2008, pensavo peggio. Aspetta. Fermati, cosa fai? Come? Oh. Ah. Beh, a questo punto io allora attiverei il potere speciale, l'effetto di Ribellione Oscura, scarto due materiali e questo qui si va da solo, cioè capito? Facile. Evochiamo, artista amico secondasino. Ok, potevo attivare l'effetto ma no, non fa nulla. Distrutta. E via. Buono. Non male questa mano. Ah sì, peccato. Un vero peccato. Già. Direi quindi di attaccare in questo momento. Distruggiamo gli Gale. Qua o come si chiama. May Phase 2. E ora capite perché non ho evocato prima. Evoco artista amico Ippopotamo. E evocazione Pendulum. La maga. Così si aumentano l'attacco a vicenda. Cioè lui si aumenta l'attacco, non lei. Oddio, l'ho messa in attacco, vabbè. Fa nulla. E finisco il turno. Vediamo come prosegue. Eccola come prosegue. Non aveva carte in mano, vorrei vedere. Non subisce danno da combattimento con la maga? Ah, è vero. Ha l'effetto. È comunque forte il deck alla nera. Yuya, tutto a posto? Crow, cosa sta succedendo? Ascoltami, sarà detto che qualcuno stava cercando Selina. Deve essere stata la forza Obelisk. E se la forza Obelisk è qui significa che l'Accademia dei Duelli è iniziata all'invasione di questa dimensione. L'Accademia dei Duelli si è infiltrata nella dimensione sincrona, ma è mio diritto governare questa dimensione. Potrebbero rovinare tutto, soprattutto se trovano Selina e Zuzu prima di me. Io vorrei capire che ruolo hanno Selina e Zuzu. Oh, Yuri! Yuri guidò l'invasione della forza Obelisk nella dimensione sincrona, accettando la nuova città di Domino nel caos. Voi lancieri siete venuti in questa dimensione proprio per proteggerci in queste situazioni, non è così? Noi lancieri siamo voluti per aiutarvi a difendervi dai nemici, per poterci alleare con i vostri duellanti e agire come un'unica squadra. La forza Obelisk rintracciò Selina. Che ti ridi? Gah! Non aversi! Forza ragazzi, potete rilassarvi ora. Sora, che bello vederti! Che bello vederti, sei impazzito! Hai dimenticato come è ridotto Shea che ha cercato di rapirmi? Tranquilla, sono qui per aiutarti, non per riportarti all'Accademia. Siamo dalla stessa parte ora. Perché qualcuno dovrebbe scegliere volontariamente di stare con i perdenti? Mi assomiglia proprio, ma non è vero. Vedo un'alta concentrazione di traditori. Il professore non sarà contento. Finalmente sono riuscito a trovarti, verme. Come sempre il tuo tempismo è pessimo, Pogo. Pogo. Ma lo vedi che sono impegnato al momento? E allora? Questo è ciò che meriti per avermi portato via Rin Rin. Quando il professore vuole qualcosa non demorde. Voleva Rin e adesso vuole addirittura che gli porti a casa Selina. No. Non riesco a credere di aver duellare contro questo imbecille. Ma per favore.
Malotta. Oddio, il Maju Garzet, quanti anni che non lo vedevo. Facciamo così. A caso e ho perso. Bene, perderò anche il duello. No, perché inizio per secondo. Allora vinco sicuro. Non è vero mai. Ah. Prenda pianta morena Nepenthes. Con questo deck mi sa che ci dovrò duellare prima o poi. Che io voglia o meno. Metto tributo torrenziale coperta. Velociroid, Menko, coperta in difesa. Allora, potevo risparmiarmelo di giocare Menko, ma vediamo come va. Se dovesse sincro evocare, cosa che non credo. Ok. Niente, si prende una bella schicca di danni. Ah, ok. Quindi dall'extra deck evoca una fusione. Madonna, un drago fusione veleno affamato. Boia, a vederlo pare bello. Tributo torrenziale, mi dispiace, devo attivarla. No, ma dai. Oh, ha trovato il modo di rompermi le uova del paniere. Allora, metto dispositivo di salvataggio coperta. Quello ha sempre 1600, che palle. Dunque, non controllo nessun mostro, quindi posso evocare specialmente Velociroid Terror Trottola in attacco, non importa. Poi, appunto, si attiva l'effetto e scelgo dal mio deck Velociroid Ojama Ohashiki Ragazzo. Poi, mi viene in mano, evoco Velociroid Doppio Yo-Yo in attacco anche lui. Ho fatto male i conti. Ho fatto male i calcoli. Vabbè, turno dopo ci penso. Pensavo fosse livello 3, invece è livello 4. Vabbè, ma si è distrutta? No, ha evocato normalmente, quindi mi sto buono. No. Mi sto buono proprio perché lui ora faceva la fusione. Ah, dai! Sì, attivo dispositivo di salvataggio. Vabbè. Ciao, alla prossima. Allora, evoco Velociroid dado rossastri occhi. Attivo l'effetto e dichiaro questa qui di livello 4. Bene. E ora facciamo l'evocazione speciale. Allora, ed evoco Alta Velociroid Chambara. Perché sì, ragazzi, è importante. È molto importante. Questa può attaccare 2 volte. E se combatte contro un mostro guadagna 2000 di attacco. Buon di testa, buon di testa. E posiziono Ridado Ciclo coperta. E ora si attacca. Prima con il mostro da 1400 doppio yo-yo. E poi con la Chambara. E via. Oh, guarda qua. Ah no, oddio, ho detto 2000 di attacco. Non intendevo 200 di attacco ogni volta che combatte. Però a parte, anche quando non combatte, basta semplicemente che attacca. Ah. Allora, attivo Ridado Ciclo e prendo Rossastri Occhi. In difesa. Viene tirato il dado, il livello è 6. Boia! Cavolo, sto super nutriente solare, pare una carta. Pare. Non puoi più attivare l'effetto di Velociroid dando rossastri occhi. Va bene, non è che lo volessi attivare prima, scusami. Ok, mi attacca, attivo l'effetto della carta. Attivo quindi Ridado Ciclo dal cimitero. E posso evocare un mostro vento e evoco Drago Sincro alla Chiara. Uno e due. Cosa attacchi, Ciambara? Cosa attacchi? In attacco. Attacca questo ora. Attacca. Cosa attacchi, Ciambara? Cosa attacchi? In attacco. Attacca questo ora. Attaccalo. Dai, ti voglio vedere. Vai, un altro drago. Bella. Attacca? Dai ora. Dov'è il tuo attacco? Eh? Sto aspettando il tuo attacco. Dov'è?
Dannato pazzo. Attacco. Questa è stata facile. Molto facile e veloce anche. Con Yuga, Yugo, Yuri e lo spirito di Yuto riuniti nello stesso punto, tutti entrarono in trance. Di nuovo uniti, insieme. Di nuovo uniti insieme. Io mi sto risvegliando, buongiorno. Yuya! La voce di Zuzu interruppe il loro stato di trance. Yuri e Yugo scomparvero. Senza l'aiuto di Yuri non sono sicuro che potremo catturare quella ragazza. Ritiriamoci per ora. Stai calmino tu. Oh, la finale dell'amicizia. Oh, guarda chi c'è. Guarda chi c'è. Jack Atras. Vai bello, su. E Roger sfruttò la situazione di caos per prendere il potere. Attenzione, gente di Nuova Domino. Il caos a cui state assistendo è la prova che l'Alto Consiglio vi ha deluso. Per garantire l'ordine non ho altra scelta che assumere la piena autorità su questa città e sul suo governo. Sta mentendo. Sta approfittando del caos per prendere il controllo della città. Ma voi, sia comuni che superiori, non potete permetterglielo. La città appartiene a voi. Yuya, devi convincerli a smetterla di combattere tra loro. Fai breccia nei loro cuori con il tuo modo di duellare. Yuya e Jack si misero in posizione. Attenzione, per favore. Io e Jack Atlas stiamo per dare via alla resa dei conti in questo scontro finale del torneo dell'amicizia. Jack ed io daremo vita a uno spettacolo che scuoterà ogni soldato di questa metropoli. Credi veramente di poter intrattenere tutto il mio pubblico? Questo è tutto da vedere. Duello! Drago Gagiltron ingranaggio antico. Ambra bacci cocco. Mano. Carta. Dai, le forbici tagliano una carta. E dai allora, dai. Tocca a te. Vai. Ai ai ai. Dunque, non è una mano da buttare. Evoca nella zona pendulum, mago, mira a tempo. Ci mettiamo anche mago acrobatico qui. Bellino, bellino. Termino il turno. Maga sinzonizzatrice, posso utilizzarla in un altro momento. Solo se ho un drago pendulum. Se no non mi conviene. No. Insomma, non dico che... Dico che non va bene, però... Drago bene. Buono, Buono. Attacco. Ora, c'è un problema. Mi tengo il drago? O faccio l'evocazione sincro? Allora, attivo l'effetto di maga sintonizzatrice. La metto in attacco, non importa. Viene evocata specialmente, quindi l'avversario si prende un bel po' di danni. E io pure. L'avversario si riprende come life point aggiuntivi, sia chiaro. Ora, evoco artista amico spadaccino della vita. Ed evoco, a questo punto, paladino dell'illuminazione. Volevo evocare un altro mostro, veramente. Però, non avendo mostri di livello 2 in mano, faccio un'altra cosa. Questa qui. Attivo l'effetto del paladino che tanto ora va a quel paese. O ci sarebbe andato con... Potevo aspettarmi a giocarla, però fa nulla. Vai. 1008 più attivo l'effetto. Si prende il danno originale del mostro. E... Ah, fino alla fine di questo turno. Ok. Niente, gioco ancora coperto. E... Boh. Ma evoco... Evoco il vertical procione. E mi sto così. Poi. Che. No, volevo fare dettagli, ho sbagliato. Ho premuto metti in difesa invece che visualizza dettagli. No, ma perché? Ma non è possibile. Allora, rimedio in questa maniera. Drago pendulum occhi diversi, vai. Ora cosa voglio fare? Attivo l'effetto di maga sintonizzatrice. L'evoco in campo. Lui si prende 400 life point in più e io me ne prendo 400 di danno. Ma evochiamo un altro paladino dell'illuminazione. Questa. Certo che attivo l'effetto. Ti prendi un po' di danni, Jack Atlas. E questa niente. Il procione mi servirà per dopo, se me lo attacca. Perché fa gola un mostro. Aia.
o si aumenta life point di 1.000.000, si aumenta life point, vero? Certo che attivo l'effetto. Questa torna in mano, non ho capito. Certo non lo faccio rimanere in campo. Ah, attivo l'evocazione pendulum e ci prendiamo un'altra volta il drago pendulum occhi diversi. Ma ci hanno tutti quanti. Evochiamo Abundantis Abundant. Abundantis ad Abundandum. E Bulldog pure qui. Potrebbe finire il duello in questo turno. Andiamo in battle phase. Attacco questa. Non può attivare carte trappole e finisce. E finisce. E finisce. 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 Troppo esaltato. Okay. Il torneo dell'amicizia si concluse con un nuovo campione. Io, no Yuya. Sia chiaro. Hai duellato la grande, Jack. Lui non dovrebbe neanche parlare, ma ti cedo la mia corona per ora. Ma credimi, la riconquisterò molto presto. Facciamogli sentire tutta la nostra ammirazione, Nova Domino. Se l'è meritata! Miei cari cittadini, ora che il torneo dell'amicizia ha raggiunto la sua esaltante conclusione, il Consiglio ritiene che sia il momento ideale per annunciare alcune importanti notizie che avranno un impatto su tutta la città. Ci siamo resi conto che, se la nuova città di Domino vuole sopravvivere, tutti nella nostra società devono collaborare. Quindi la città può essere unita, grazie a Jack e Yuya che l'hanno dimostrato. La città non sarà più divisa in due. Bene. Ora, c'è il duello infinito, ma lo lasciamo per la prossima volta. Tre duelli sono stati effettuati correttamente e sono in pace con me stesso, quindi sto bene. Mancano solo 12 duelli, se il calcolo è corretto, alla fine di questa saga di Arc V. Quindi almeno 4 episodi ancora. Bene, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari fateci un pensierino e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!